Questi obelischi appartenevano alla civiltà precedente. È innegabile che avessero uno scopo preciso. Sono molti e sono dappertutto, quindi dovevano essere necessari. Probabilmente erano catalizzatori di energia eterica e formavano un sistema di tipo centrale elettrica, che comprendeva anche l'acqua per il raffreddamento e le colonne risonatrici. Il motivo per cui a loro servisse tanta energia è sconosciuto, ma potrebbe darsi che ricaricassero anche delle macchine, di cui però si è persa traccia. Però l'utilizzo delle costruzioni potrebbe ampliarsi fino a includere altri aspetti, per esempio la trasmissione di energia. Cerchiamo innanzitutto di capire quale rapporto ci fosse fra gli dei e gli umani. Gli dei insegnavano agli umani l'agricoltura, la musica, l'arte della guerra, la lavorazione dei metalli, eccetera, e in cambio richiedevano venerazione, adorazione, culto. Così, per prima cosa, costruivano delle strutture, quelle che chiamiamo templi, obelischi, piramidi. Erano importanti per loro, erano dei, ma non ne potevano fare a meno. Sicuramente avevano un duplice scopo: asservire gli uomini dando prova delle loro capacità e ricavare energia. Ma come? Nel santuario di Apollo i giovani facevano il voto di tagliarsi i capelli per offrirli al Dio. Rinunciavano alla quota di energia che potevano trarre dall'etere. Così anche Berenice. Qual era il senso? Cosa accadeva nel momento in cui avveniva quel gesto? I giovani rinunciavano a una parte di sé, provavano dolore o gioia. In cosa consisteva l'adorazione? Era adorazione o odorazione, un qualcosa collegato ai feromoni. Il devoto aveva il capo coperto e dopo l'atto di adorazione girava il suo corpo da sinistra a destra. A volte baciava i piedi o le ginocchia delle immagini degli dei stessi. Saturno ed Ercole erano adorati senza dover coprire il volto. Cosa veniva esattamente trasferito con quei gesti? Si trattava di energie psichiche che viaggiavano nell'etere per giungere al Dio? E se il Dio non era presente, come avveniva il trasferimento? Ecco che subentra l'aspetto mistico del processo di trasferimento di energia. Forse gli obelischi avevano questa funzione primaria, cioè catalizzare le energie, ma non dall'etere all'ambiente, bensì dall'ambiente all'etere e poi inviarle altrove. I luoghi dove si raccoglieva energia non erano soltanto i templi, c'erano anche gli anfiteatri e le piazze. Che un trasferimento di energia avvenga tramite l'etere sembra assodato. Una principessa giapponese dormiva in una barca sul lago per essere avvolta dal profumo dei fiori e adeguare i suoi sogni a quel profumo. Quindi quel profumo viaggiava per giungere al suo naso e poi al cervello per riuscire a influenzare i suoi sogni. Tornando ai templi, il Dio a volte era presente, di certo lo era all'inizio. Ma in che modo poteva valutare l'avvenuta adorazione quando era assente? Come la misurava? Come già detto, l'adorazione era un atto di omaggio o di culto che veniva eseguito alzando la mano alla bocca, baciando e poi agitando in direzione dell'oggetto adorato. Quindi le strutture erano i luoghi dove si attivava un flusso di energia che partiva dai fedeli e giungeva al Dio. Gli dei necessitavano di energia per il loro ego, volevano l'approvazione del popolo, una specie di forma energetica del consenso. Quando questo veniva meno, l'energia si assottigliava e gli dei restavano senza nutrimento. Ma poi gli dei se ne sono andati, hanno rinunciato a quel flusso di energia o hanno ristrutturato le modalità di prelievo. In futuro tutto avverrà tramite i telefonini e successivamente tramite i microchip, ma oggi ancora ci sono i luoghi di maggiore concentrazione energetica, primi fra tutti gli spazi come questo, con un obelisco al centro. Quindi la presenza di obelischi si può collegare all'invio di energia,
Dove viene inviata questa energia? Chi o cosa la raccoglie? Se in un anno di guerra ci sono 100.000 morti e 100.000 funerali e il dolore degli orfani e delle madri diventa quasi palpabile, in quale direzione può essere trasmesso quel dolore se non verso l'alto? E cosa c'è in alto? Il sole e la luna, anzi si dice che prima ci fosse solo il sole, che le antiche stampe non mostrano mai la luna. Comunque sia, il sole ha la sua funzione specifica, favorisce la crescita, la creazione di energia dal biocampo umano, dall'insieme della cultura. Ma la luna a cosa serve? Qui entriamo nel campo delle ipotesi estreme, ma visto che non abbiamo certezze su quello che c'è veramente intorno a noi, non possiamo che fare supposizioni. Quindi, ripetendo, quando gli dèi erano presenti, l'energia si raccoglieva all'interno dei templi, rimaneva all'interno. All'interno del tempio il Dio riceveva energia dal culto diretto. Il consenso delle persone alimentava il suo ego. Infatti gli dèi erano ansiosi di stringere patti, ampliare la loro sfera di influenza. Il cambiamento c'è stato quando gli dèi se ne sono andati. Ma pur essendo lontano avevano bisogno comunque di energia. A questo punto devo riferire il pensiero di un grande mistico sulla luna, George Ivanovich Gurdjieff, che una volta ha risposto a una domanda sull'influenza della luna sull'umanità, tratta dal libro Conversazione con i discepoli. La luna è il grande nemico dell'uomo. Serviamo la luna, siamo come le pecore della luna, che lei alleva, nutre, tosa e che conserva per uso personale. Ma quando ha fame, uccide quanto vuole. Tutta la vita organica funziona per la luna. In altre affermazioni di Gurdjieff, la luna appare in una veste non meno spaventosa. Ogni essere vivente sulla terra, persone, animali, piante, serve da cibo per la luna. La luna è un enorme essere vivente che si nutre di tutto ciò che vive e cresce sulla terra. Jeff sapeva che non ci è favorevole, che parte dell'energia vitale della terra, trasmutata dagli esseri viventi con l'aiuto del sole, viene trasmessa alla luna per la sua rivitalizzazione. La luna assorbe energia con la sua luce fredda, tira via l'energia finché non è del tutto carica. Allora si stabilisce un equilibrio, poi si comincia a scaricare e invia altrove l'energia. La batteria si scarica. L'energia passa da questa periferia alla capitale. Dove si trova il ricettore finale? Non lo possiamo sapere. Naturalmente si tratta di un'idea drammatica, scioccante. Il concetto di luna affamata contraddice tutte le idee conosciute sullo scopo della vita sulla Terra, provocando una reazione di rifiuto dell'intera teoria lunare di Gurdjieff. Eppure la teoria ha trovato dei seguaci e dei sostenitori, per esempio Ouspensky, il quale, esponendo il concetto di Gurdjieff, scrive quanto segue: «La Luna non potrebbe esistere senza vita organica sulla Terra». Inoltre, in relazione alla vita organica sulla Terra, la Luna è un gigantesco elettromagnete. L'influenza della Luna sulla vita in generale si manifesta in tutto ciò che accade sulla Terra. Tutti i movimenti, le azioni e le manifestazioni di persone, animali e piante dipendono dalla Luna e sono ad essa subordinati. Se ora riflettiamo sul fatto che sulla Terra sono state create condizioni per lo sviluppo della vita da forze a noi sconosciute, allora lo scopo deve essere il prelievo di questa energia accumulata nella Luna. La Luna si ricarica, si riempie e si svuota, proprio come una batteria. E qualcuno è sicuro di aver registrato anche il movimento di un'onda sulla Luna. Ora la Luna è più bassa nel cielo. Stanno cambiando ancora le modalità di prelievo di energia. L'energia è scarsa, perciò hanno aumentato la paura. Hanno bisogno di maggiore energia. Noi siamo dei trasformatori, ma ultimamente non riusciamo più a produrre energia significativa. Siamo diventati insignificanti. Siamo tutti uguali e inutili, perciò stanno rivedendo le cose.
Forse anche l'etere, essendo pieno di miliardi di messaggi, non trasferisce il dovere. Quando non saremo più in grado di produrre, non gli serviremo più, emetteranno nuovi organismi. Forse siamo alle scintille finali.